I residenti e gli aventi diritto hanno avuto un mese di tempo per mettersi in regola. Da domani, 1° maggio, partiranno i controlli e le sanzioni del Corpo dei Vigili Urbani di Jesi. Entra in vigore a tutti gli effetti il nuovo regolamento sulle ZTL, zone a traffico limitato, e la Polizia Municipale esorta a rinnovare i permessi. Sono stati i propri vigili, su sollecitazione della prima circoscrizione, a rivedere il regolamento che, emanato nel 2002, era arrivato alla sua 11ª proroga. Faremo in modo, spiega il comandante Lancellotti, che le zone a traffico limitato lo siano realmente e non siano invece riservate a chi ha più coraggio nel sfidare le norme. Come è stato rivisto il nuovo regolamento? Il nuovo regolamento è stato riletto alla luce di 5 anni di esperienza, nel senso che il precedente era stato emanato nel 2002 e questo nel 2008, e quindi forti dell'esperienza di 5 anni e di una città che cambia, insieme alla circoscrizione, ascoltando gli abitanti e ascoltando chi nel centro storico ci lavora, perché il centro storico è di chi si abita e chi ci lavora, si è cercato di portare a norma una lettura di un quotidiano che deve essere a misura della persona e di questo spazio urbano che è specifico. Quindi, in altri termini, si è cercato di poter togliere il più possibile le auto dal centro storico. C'è stato un mese, di tempo per i residenti del centro storico per adeguarsi e per rinnovare i permessi. Il 31 marzo, erano stati rilasciati 1.642 permessi. Ad oggi, quindi siamo 28, sono stati rilasciati 705 permessi, per cui 935 richieste in meno. Ci può spiegare questo dato? Una spiegazione scientifica non c'è, ci sono delle sensazioni. Diciamo che i 1642 permessi erano frutto di 5 anni di un regolamento ormai superato. I 705 forse scontano alcune questioni. Il primo che magari ancora i cittadini aventi diritto non si sono regolarizzati. Abbiamo ancora 2 giorni e quindi colgo questa opportunità per ricordare ai concittadini che fino al 30 di aprile è possibile venire a ritirare il nuovo permesso e ritengo che ci siano alcuni che non l'hanno ancora fatto. A questo poi si aggiunge naturalmente altre questioni, si aggiungono. La prima, forse alcuni di quei aventi diritto che nei 5 anni hanno goduto, in questo momento il nuovo regolamento ha fatto vedere che la realtà è diversa. In altri termini, qualcuno forse abusava di questi regolamenti. Altra questione è che sono cambiate alcune norme e magari chi prima aveva diritto oggi non lo ha più. Certamente il dato è significativo, 900 permessi in meno su 1650 circa, sono all'incirca un 60%, un 50% sicuramente più della metà, e di conseguenza di fronte a questo, ripeto, forse uno dei requisiti per cui abbiamo rivisto il regolamento, cioè cercare di ridare una fotografia alla realtà, ci siamo riusciti. Quindi la fotografia ha permesso di avere meno auto rispetto a quelli che eravamo abituati fino al 31 marzo di quest'anno. E quindi uno degli scopi è stato raggiunto. Il scopo è stato raggiunto e ricordiamo dal 1° maggio partiranno le sanzioni per chi non ha rinnovato il permesso. Ecco, su questo io ringrazio i media di questa opportunità che ci date, perché ricordo a tutti che lo scopo della Polizia Municipale non è quello di fare sanzioni, ma di quello di far rispettare le norme. Non posso dir che ringraziare il Corpo dei Vigili, perché in questo mese veramente hanno fatto più del loro dovuto. E lo possono testimoniare i tanti cittadini che in un sol giorno e anzi in qualche minuto hanno rinnovato il regolamento perché c'è stata tutta una grossa operazione a monte di preparazione per questo evento. I 30 giorni per mettersi in regola penso che siano sufficienti, penso che sia stata sufficientemente pubblicizzata la questione e adesso dal 1° maggio i vigili saranno chiamati al rispetto di queste norme. E sul rispetto di queste norme, naturalmente, chi contravviene sarà sanzionato. E di questo vorrei informarne gli aventi diritto, perché forse qualcuno ancora si dimentica del fatto che c'è dal 1° di aprile un nuovo regolamento che il Consiglio Comunale ha votato.